l'isola l'accessibilità è di gran lunga ridotta rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. Come si può parlare di alta velocità se poi bisogna far fermare i treni veloci a Reggio Calabria e fare trasferire, far scendere i viaggiatori, i passeggeri e farli traghettare nello stretto di Messina e poi farli risalire in un treno veloce a Messina per andare a Palermo o a Catania? Ma dico, siamo alla follia? E ancora si continua a discutere se ponte sì o ponte no? Cos'è? Cos'è? È un capriccio per noi siciliani o per i calabresi avere il ponte? O non è una necessità fin troppo evidente? Perché ogni mobilità nel Mezzogiorno d'Italia è legata alla realizzazione di un collegamento stabile sullo stretto di Messina. E ancora si discute la commissione tecnica, la norma, dobbiamo capire, ma forse il tunnel sottoterra, quando in altre parti del mondo un ponte si fa in 2 anni e qui se ne parla da 100 anni. È mai possibile tutto questo, Ministro?